Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti. Nuovo video sul canale Lollo i Milanisti Official. Come probabilmente avete già intuito dall'inquadratura, breaking news, breaking news, breaking news. Perché faccio breaking news e non faccio il video normale come al solito? Perché sono incazzato. E quando sono incazzato è bello prendersi l'incazzatura subito dal telefonino, così almeno capite veramente come la penso. Allora, il vostro amico Lollo, notizia uscita pochi minuti fa, il vostro amico Lollo, quando vi dice le cose, dico anche le stronzate, come tutti noi nella vita, può darsi che diciamo anche le stronzate, mi sta venendo anche caldo. Però ogni tanto, il vostro amico Lollo la indovina. Cosa vi ho detto l'altro giorno in un video? Ragazzi, state attenti perché c'è la possibilità di avere un bel crack, non soltanto di tutta la Serie A, ma di tutto il calcio mondiale. Allora, cosa succede? Facciamo un attimo un cappello. Pochi minuti fa, ovviamente, la Lega Calcio emana, io l'ho sito Sky, emana praticamente questa richiesta a tutti i club della Serie A di chiedere ai propri giocatori di decurtare lo stipendio del 20-30%. Sapete, giocatori di Serie A, tutto il mondo in questo momento sta facendo sacrifici. Io oggi è il nono giorno, mi sembra, di quarantena, sono 9 giorni che sono chiuso in casa, io non sto lavorando neanch'io perché ovviamente cosa succede? Io per poter registrare, per poter andare nei posti a registrare, a fare le mie cose, andare negli uffici, negli studi per fare le mie cose, non posso farlo perché sono chiuso in Serie A. Quindi io quest'anno il mio stipendio sarà 0,1 perché prendo i soldi da YouTube. 0,1. Quindi cosa succede, ragazzi? Quindi cosa succede? Che viene chiesto, la Lega Serie A chiede a tutti i giocatori di avere di decurtarsi di questo 20 o 30% lo stipendio, come tutte le persone normali che questo mese con la partita IVA guadagneranno meno. E la risposta qual è? Qual è la risposta, signori miei, dei giocatori di Serie A, data da quel pirla là di Tommasi? No, no, noi no, noi non ci decurtiamo niente. Noi vogliamo avere altri documenti, vogliamo essere sicuri che in realtà poi. Ma che cazzo, Tommasi, che cosa devi essere sicuro di che cosa? Sta implodendo il calcio mondiale. Signori, questo virus, che non dico quel nome là che lo sapete tutti, questo virus ha tirato un bel calcio in culo, non soltanto alla terra, perché abbiamo visto tutte le immagini che a Venezia è tornata l'acqua pulita, a Cagliari, nel porto di Cagliari, c'erano i delfini, qua a Milano, in tutta Italia, il PM10 è la... L'inquinamento atmosferico è calato come se siamo tornati indietro di 30 anni. Cioè, quindi già questo virus ha tirato un calcio nel culo all'epoca moderna, che la Terra è arrivata lì, ha tirato un calcio nel culo e gli ha detto: ok, avete capito chi comanda? Comando io. Quindi questo è un altro discorso. Questo virus ha tirato un bel calcio nel culo anche a tutto il business mondiale. Il calcio, parliamo di calcio, visto che siamo su un canale di calcio. Signori, il calcio, così come è andato avanti adesso, fino adesso, non è gestibile. Non è gestibile a livello economico. È una bolla finanziaria. Non può un giocatore come De Ligt costare 80 milioni di euro, che se andiamo indietro di 10 anni con 80 milioni deve comprare il giocatore più forte del pianeta, De Ligt. È bravo, ma che cazzo, De Ligt, ma ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Ma vale per tutti, ragazzi, è il centralinista Leao, non può costare 35 milioni, Barella non può costare 40 milioni di euro, signori, Kakà l'abbiamo pagato 8 milioni di euro, Kakà, pallone d'oro, Kakà l'abbiamo pagato 8 milioni di euro, non è che stiamo parlando di 50 anni fa, stiamo parlando di pochi anni fa. Cioè, ragazzi, Pato, che era il giocatore giovane più promettente sulla faccia della terra, l'abbiamo pagato 22 milioni di euro, che già all'epoca 22 milioni di euro, io mi ricordo quando lessi quella cifra di 22 milioni di euro, sembrava una cifra che diceva: ma come cazzo fa un club a spendere 22 milioni di euro? Adesso gli ingaggi dei giocatori, Cristiano Ronaldo che prende 30 milioni, gli chiedono di decurtarsi il 20%, anche lui, non lo so se ha risposto lui o comunque, Tommasi dice: no, noi non ce li togliamo. Questa è una cosa che mi fa letteralmente incazzare, perché tutto il mondo da qua in poi farà una fatica della Madonna e noi, i giocatori di calcio che noi seguiamo perché noi amiamo questo sport, ma probabilmente loro non lo amano perché se arriva lì il tuo datore di lavoro e ti dice io non ho un datore di lavoro, ma se arrivasse lì il mio datore di lavoro e mi dice: Lolo, guarda, sto mese qua produciamo, che cazzo ne so, produciamo occhiali, io lavoro, se lavorassi in un'azienda che produce occhiali, arriva lì il mio datore di lavoro e mi dice: guarda Lolo, sto mese qua abbiamo venduto 0 occhiali, 0, 0, quindi se vuoi io purtroppo questo ti
ti posso dare di stipendio, poi nei prossimi mesi ti do di più, se no chiudo e il lavoro non ce l'hai più. È ovvio, io cosa gli dico? Va bene, accetto passivamente la cosa. E ma il giocatore di calcio invece no, cioè il giocatore, l'operaio che lavora è magari costretto a fare questo tipo di scelta perché guadagna 1200-1400 euro al mese. Invece il giocatore Cristiano Ronaldo e tanti altri, perché noi parliamo di Cristiano Ronaldo, ragazzi, ma noi ci dimentichiamo che i giocatori schifosi, dei giocatori inutili, gente che si prende un milione e mezzo di euro, ragazzi, 100-150 mila euro al mese, ragazzi, 150 mila euro al mese, che se sono 10 anni di carriera hanno sistemato 4 generazioni dopo di loro, e tu che guadagni quei soldi lì mi dici di no, ragazzi, io questa cosa mi manda letteralmente fuori di testa, perché c'è una disparità tra il mondo reale e il mondo del calcio, deve finirla questa cosa. Non dico che i giocatori devono costare 50.000 euro, ma ci mancherebbe, non sto dicendo quello, perché ovviamente sono proporzionati agli sponsor, ovviamente, perché se la pay TV, perché il problema, ovviamente, avrei dovuto dire all'inizio del video, il problema, avete capito qual è? È che se le pay TV non pagano, quindi i diritti dei televisivi non pagano più non pagano più i soldi perché le partite non vengono trasmesse, i club non incassano i soldi e quindi non possono pagare i giocatori. Il problema è solo ed esclusivamente quello. Boh, ragazzi, sono incazzato. Oggi volevo fare un video fatto bene, con tutta la strumentazione, con le luci e tutto, con la regia. No, invece oggi lo faccio così, perché sono incazzato e ve lo carico così, porca di quella vacca. Ragazzi, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi che dobbiamo arrivare a 10.000, non ve lo dico più, ragazzi, non vedo tanto, ormai lo sapete. Sono arrabbiato, c'è bel sole e non posso neanche uscire a correre, porca di quella vacca. Ciao a tutti, ragazzi, ciao, ci vediamo domani con il prossimo video. Saluto a tutti, forza Milan, ma soprattutto vado via qui l'Inter. Ciao ragazzi, ciao.